Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo nella pista di MX-45, nuova pista rinnovata. La stiamo vedendo per la prima volta. Siamo io e il buon Federico. Prima volta anche per lui con la pista rinnovata. Ultima settimana di ferie, per questo siamo qui di mercoledì. Settimana prossima, vi ricordo, c'è la gara dell'italiano dove corre Federico. Io sarò lì per registrare. Savignano, penultima di campionato. Vi lascio il tempo della sigla per iscrivervi come al solito. Seguitemi anche su Instagram, scrivo sempre dove vado a correre nelle storie, così magari possiamo trovarci in pista. Primo turno, noi ci cambiamo, andiamo dentro. Ed eccoci, prima uscita sul tracciato rinnovato. Bel tratto di sabbia morbida anche qui. Ebbene sì, vuoi raccontare agli iscritti cosa è successo? Il buon Manuel, siccome ha detto che qui andava piano, e gli ho detto anch'io vado piano, però per farmi andare ancora più piano mi ha bucato una gomma, con un cacciavite me l'ha bucata, per dispetto. E allora, visto che abbiamo i cerchi di scorta, abbiamo cambiato la camera d'aria. Appunto, avendo i cerchi di scorta, comunque hai preferito cambiare camera d'aria. Pressione a 1,5, così adesso non buchiamo fino a sera. Tre turni fatti per me su questa pista. Allora, difficile, secondo me era più facile il vecchio layout, così è un po' più difficile. In più oggi l'ho trovata anche bella morbida e per me, che non sono uno specialista dei canali, difficile. Qua il buon Federico invece va sempre forte. Però dal secondo turno ho provato a guidare praticamente dappertutto in piedi, sempre anche in centro curva, e ho un po' più di controllo sulla moto, resto un po' più morbido di braccia, però mi stanco con tutto il resto, quindi problemi. I canali faccio come riesco, cioè di merda, però vabbè. Per fortuna c'è Federico che fa velocità nel canale, dopo gli mettiamo anche la GoPro in testa a lui. Andalo, uso altro che velocità nel canale, se meglio che mi ritiro qua ufficialmente.
Perché dovresti ritirarti? Perché l'età avanza e la velocità diminuisce. 33 Griso, forse per quello. Ave popolo. Come trovi te sta pista qua? Rinnovata. Mi piace, sì. Certi punti, soprattutto dopo la partenza, arrivi molto veloce, dopo però la curva è secca, quindi la soffro un pochino. Ma ti piace meglio così o con la layout vecchia? Ma diciamo, era bella prima, ma anche bella anche adesso. Beh, vabbè, un po' più tecnica oggi perché ci sono veramente tanti canali belli, profondi e lunghi alcuni, quindi non è così semplice. Per i comuni mortali come noi invece ce ne sono alcuni che... Per i comuni mortali come me? Sì, io cosa sono? Te sei un semi professionista. Sì. Semi. Un professionista semo, che è un'altra roba. Semi professionista, vai, semi. Perché? Perché comunque vai forte. Ti alleni un po' più dei propri comuni mortali, nel senso che vai a correre a piedi, vai magari due volte a settimana invece che una in moto, quindi semi professionista. Sì, semi proprio. Adesso stanno facendo anche una pausa non programmata per sistemare appunto la pista, probabilmente o hanno visto loro, qualcuno è andato a lamentarsi appunto di questi canali belli profondi che c'erano. Vediamo come sarà quando riaprono, soprattutto vediamo quanto resterà chiusa, perché non c'è stato comunicato. Hanno detto chiuderemo brevemente per sistemare la pista, ma non so il brevemente quanto voglia dire. Speriamo di trovare un po' più di feeling, soprattutto io, e dopo mettiamo anche la GoPro in testa a Federico, vediamo uno che va un po' forte, ecco come va. Non posso dire forte, vero? No, un po' forte, allora un po' forte. Rientriamo dopo la pausa. Alla fine abbiamo scoperto che hanno solo abbeverato la pista. Federico ha già fatto un giretto. Mi ha detto che ci sono il doppio dei canali prima, quindi io girerò largo largo e mi concentrerò nella guida dai piedi. Turno, e dopo aver visto le gesta di Federico nel turno precedente, vediamo cosa combina. Ed eccoci qua, fine giornata. Diciamo che dopo la pausa mi aspettavo che, come hanno detto, che sistemavano la pista. Sinceramente mi aspettavo che appunto la sistemassero un po', invece hanno solo bagnata. Infatti quando siamo entrati sono andato un po' in crisi, poi tutti questi piloti appunto veloci che mi passano vicino eccetera mi mettono
ansia e quindi non penso a correre in moto, ma penso a loro che non mi vengano addosso e quindi sì, non il massimo. Infatti per un paio di turni ho dato la GoPro a Federico, poi il traffico è diminuito, abbiamo fatto l'ultimo turno che eravamo il giusto numero di moto dentro, mi sono divertito, ho preso un po' di confidenza, avrete visto che in qualche tratto sono migliorato abbastanza dai primi turni. Se invece avete fatto i furbetti, avete saltato, siete andati avanti nei video, andate a vedervi un po' dei primi turni e un po' dell'ultimo, così vedete la differenza. Federico ovviamente va sempre molto bene. Qua vuoi dare appuntamento per settimana prossima? Appuntamento al buio devo dare. Settimana prossima sei tu il protagonista, penultima gara è l'italiano, io vengo a registrare tutto il giorno. Mi serve un po' di supporto morale perché devo stare una giornata con una telecamera addosso. Esatto. Forma fisica e tutto, come ti senti? Pronto per sta gara? Sempre pronto. Ottimo, mi sono divertito, la pista era bella, bella, impegnativa, difficile, no, però... Nell'ultimo turno, come vuoi te, anche un po' di buche? Eh sì, beh, tutto oggi c'erano le buche. Non buche tantissimo profonde, però bella carata, bella. L'allenamento. Sì, infatti, ho sofferto parecchio perché non siamo abituati a queste piste qui. Dovremmo trovarle più spesso, allora. Adesso noi carichiamo, mangio un paninetto, Monster, e devo guidare fino a casa, ricordo 2 orette di strada. Vi ricordo come sempre, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. A voi non costa nulla, a me fa una grande differenza, quindi iscrivetevi. Se volete anche continuare a seguirci ed essere sicuri di non perdere nessun video, potete attivare anche la campanellina, così vi arriva una notifica ad ogni video. Noi vi aspettiamo settimana prossima per il video di Savignano, teoria, se non faccio uscire qualcosa nel mentre. E quindi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao ciao!